che nell'ambito dei non credenti e di chi in generale odia la Chiesa, che nell'ambito del mondo evangelico, per esempio protestante, ci sia una mancata comprensione di che cosa sia veramente la Chiesa di Cristo, questo è piuttosto naturale, piuttosto normale, perché chiaramente lì spesso c'è una malafede o c'è comunque un pregiudizio, è inveterato da vario tempo di origine storica, secondo appunto impedisce appunto a costoro, quindi ai non credenti, agli atei e spesso ai luterani, di comprendere appunto la vera ciò che è per la dottrina, ciò che è per il cristianesimo, la funzione della Chiesa, ma che invece questo non venga compreso anche da tanti cattolici è assai grave. Quindi in questo video voglio cercare, diciamo umilmente, di spiegare, sulla base appunto di alcuni testi dottrinali, alcune encicliche, per esempio anche di papi, che cosa sia veramente la Chiesa, in particolare che cosa significhi corpo mistico, la Chiesa come corpo mistico di Cristo. Allora qui dobbiamo fare una differenza tra la semplice unione di persone, quindi può essere un'associazione o comunque uno Stato che abbia una finalità appunto del bene comune, e la Chiesa che è qualcosa di più che l'unione di due persone. Ok, ecco, io ripeto, faccio questo video perché tante volte si sente parlare, sente dire anche da persone che dicono di essere cattoliche, che magari vanno in chiesa, che in fin di conti la chiesa come comunità non è così importante, che non è importante fare una vita comunitaria, che la chiesa come organismo non sia assolutamente importante, ma che al contrario, che l'autorità stessa della chiesa non abbia nessun valore, ma che sia la fede sia, possa essere vissuta anche personalmente, quindi che non sia necessario essere cristiani all'interno della Chiesa. Andiamo quindi a vedere che cosa significa in poche parole corpo mistico e poi cercherò insomma di presentarlo anche attraverso queste citazioni, una lettura di alcune parti di questi testi dottrinali. Ecco, cosa significa corpo mistico? Significa che in poche parole Cristo stesso ha fondato innanzitutto la Chiesa, e quindi se Cristo ha fatto una cosa non penso che sia una cosa inutile, quindi non penso che Dio, non vogliamo pensare che Dio faccia cose inutili. Cristo ha fondato la sua Chiesa e lui è con la sua anima, con il suo corpo, il suo sangue, con la sua divinità dentro nella Chiesa. Dunque, nella Chiesa, seppur la Chiesa chiaramente ha commesso come singoli uomini tantissimi errori nella sua storia, ma la Chiesa in sé lo spirito, la grazia che è dato da Dio stesso, e quindi tutti i battezzati fanno parte della Chiesa e tutti traggono profitto dalla Chiesa, perché, ripeto, nella Chiesa la Chiesa non è solo un'associazione di uomini, ma è un ente sovrannaturale, un ente che ha fondato Cristo, quindi un ente che, se segue chiaramente la dottrina data dallo Spirito Santo, che tutto sa, è in grado di salvare l'uomo. Quindi è la Chiesa che, traendo la grazia da Cristo, salva l'uomo attraverso i sacramenti. Sacramenti che sappiamo sono fondamentali per la vita cristiana. Ora va sempre più di moda, appunto, anche da parte di tanti cattolici, dire: sì, io sono cristiano, ma a modo mio non vado in chiesa. Il battesimo addirittura non è così importante, ci sono anche cristiani che non fanno più battezzare i propri figli. In fin dei conti, insomma, tutte queste cose che vengono viste come cose di rituali, proprio perché non si comprende più, appunto, che c'è invece la grazia, che è estremamente importante. La grazia data dai sacramenti. Non può esistere una vita cristiana senza la vita di grazia. La vita di grazia che è appunto l'unica possibilità che abbiamo, appunto, di vivere e tornare a Cristo e tornare alla salvezza. Quindi ecco che, diciamo, il corpo mistico di Cristo, quindi la Chiesa è il corpo mistico di Cristo in quanto Cristo è nella Chiesa, e quindi ci si salva solo all'interno della Chiesa, perché la Chiesa appunto è retta dallo Spirito di Dio. Quindi in un testo piuttosto lungo di Pio XII, del Papa Pio XII, chiamato appunto Mystici Corporis, appunto si riferisce appunto all'idea di corpo mistico, leggiamo che cosa dice il Papa, vissuto, come sappiamo, è morto poi nel 1963, se non erro, che andrò poi a controllare. Se poi confrontiamo il corpo mistico con quello morale, allora bisogna notare tra i due una differenza di somma importanza. Nel corpo morale, il principio di unità non è altro che il fine comune, la comune cooperazione ad un medesimo fine, mediante l'autorità sociale. Invece del corpo mistico, di cui trattiamo, alla comune tendenza per lo stesso fine va aggiunto un altro principio interno che esiste ed agisce con forza nell'intera compagine, nelle singole sue parti, ed è di tale eccellenza da superare per se stesso immensamente tutti i vincoli di unità che conglutinano sia un corpo fisico che un corpo morale.
Ciò, come sopra abbiamo detto, non è qualcosa di ordine naturale, bensì soprannaturale, anzi in se stesso infinito ed increato, cioè lo spirito divino che, come dice l'angelico San Tommaso, uno identico per numero, riempie ed unisce tutta la Chiesa. Allora, quindi cominciamo dalla fine di questa citazione bellissima, ma forse non facile. Cosa sta dicendo il Papa Pio XII in questa enciclica, ripeto, dal nome Mysticis Corporis? Che la Chiesa è sicuramente una comunità di uomini, ma è qualcosa di più. Non è una comunità di ordine naturale, ma di ordine sovrannaturale, quindi retta da uno spirito che non è quello dell'uomo. Cioè, nelle comunità umane c'è il fine, appunto, che è il bene di tutti, che è un fine egregio, per esempio, per lo Stato, no? Lo fine dello Stato, ma è un principio inferiore a quello della Chiesa. La Chiesa ha sì questo principio umano al suo interno, perché è costituita da uomini, ma ha un principio superiore che è quello che è dato dallo Spirito Santo stesso. E quindi nella Chiesa c'è lo Spirito. Anche quando si sente dire, per esempio, la Chiesa finirà, no, la Chiesa non finirà mai, lo ha detto Cristo, e la Chiesa avrà tutti i suoi problemi nel mondo perché gli uomini compiono peccati, che gli uomini sono imperfetti, perfetto e santo è solo Dio. Ma la Chiesa continuerà perché al suo interno c'è lo Spirito Santo e dunque Dio è Cristo stesso che la sorregge. Quindi ecco che dice, appunto, citando San Tommaso d'Aquino, il maestro teologo della Chiesa cattolica e della Chiesa universale, appunto dice Pio XII che questo Spirito divino regge appunto la Chiesa, riempie ed unisce tutta la Chiesa. E quindi questo è il senso del corpo mistico. E un'unione al concetto di corpo mistico. Mi piaceva parlare anche del discorso di comunione dei santi. Cosa significa la comunione dei santi? Ecco, significa in breve che i santi stessi, noi tutti cristiani, avremmo l'obiettivo, abbiamo l'obiettivo datoci da Dio di diventare santi. Ma in particolare crediamo che coloro che già santi sono ci possano aiutare, quindi con la loro preghiera, ad accrescere la nostra grazia e quindi ad andare verso la santificazione. Ma noi stessi, con le nostre buone opere, siamo d'aiuto alla Chiesa. Quindi la Chiesa è per il cristianesimo, per il cattolicesimo in particolare, è un'unione di persone che con le loro buone opere non solo aiutano, possono aiutare materialmente gli altri, ma anche spiritualmente. Io con la mia preghiera, anche generale, anche rivolta semplicemente a Dio, sto dando, grazie a Dio che le dà, chiaramente, ma sto mediando delle grazie che provengono da Dio che aiuteranno qualcuno. Quindi sia che io preghi semplicemente per Lui, o che comunque mi rivolga a Dio stesso, in generale per gli uomini, io sto pregando Dio appunto perché delle grazie aiutino qualcun altro. E quindi cosa vuol dire? Le opere buone di una persona dal punto di vista spirituale vanno ad aiutare, vanno ad infondere più grazia nella Chiesa. E quindi la Chiesa è costituita da appunto una comunità di persone di origine sovrannaturale in cui tutti possono agire appunto per il vantaggio degli altri, ed è questa la comunione dei santi. Quello che non capiscono i luterani, che fingono di non capire, è che la Chiesa non è soltanto un'organizzazione di persone come può essere la bocciofila, ma è un'organizzazione di persone che appunto si reggono all'interno di questa grazia divina. E questa grazia divina può essere appunto accresciuta da Dio stesso in virtù appunto delle preghiere che uno rivolge a Dio stesso, per esempio alla Vergine Maria, quella tanto odiata dai luterani, è semplicemente una mediatrice di grazie. Non è una divinità la Vergine Maria, è semplicemente come possiamo essere noi, lei chiaramente lo è al massimo grado perché è priva del peccato originale, per grazia divina, non per merito suo, tutti possiamo diventare appunto santi ed aiutare gli altri. Purtroppo però questo avviene anche nel male, nel senso che ogni nostro singolo peccato, io questo per esempio non lo sapevo, lo dice Papa Giovanni Paolo II nell'enciclica Reconciliatio e Penitenzia, quindi che si riferisce in particolare alla confessione, quindi al peccato. Ecco, dicevo, ogni nostro peccato purtroppo ha ripercussioni negative sugli altri, nel senso che peggiora la vita degli altri. Leggiamo però cosa dice Giovanni Paolo II in questo testo Reconciliatio, ripeto, e Penitenza, che è una enciclica, se non erro. Quindi, in virtù di una solidarietà umana tanto misteriosa e impercettibile quanto reale e concreta, il peccato di ciascuno si ripercuote in qualche modo sugli altri. E questa è l'altra faccia di quella solidarietà che a livello religioso si sviluppa nel profondo e magnifico mistero della comunione dei santi, grazie alla quale si è potuto dire che ogni anima che si eleva, eleva anche il mondo. Quindi Giovanni Paolo II, in particolare in questo testo appunto magisteriale, dice
che, ripeto, sia nel bene che nel male, ciò che noi facciamo si ripercuote sugli altri dal punto di vista spirituale. Quindi si perdono delle grazie nella Chiesa, quindi si perdono dei doni che Cristo ci dà, i doni dello Spirito Santo, a causa dei nostri peccati, soprattutto dei peccati mortali. Quindi ecco che noi abbiamo una responsabilità non solo materiale di aiutare gli altri, ma anche spirituale. Quindi noi pregando di meno, per esempio, aiutiamo meno la Chiesa, quindi facciamo sì che Dio infonda meno grazie in qualche modo all'uomo, che comunque queste grazie funzionino, tra virgolette, un po' di meno. Quindi nella comunione dei santi, quindi questa è l'idea di comunione dei santi, non è qualcosa di astratto, ma qualcosa di concreto. Quindi il fatto che la Chiesa è la stessa comunione dei santi vuol dire che noi costituiamo insieme con chi è morto, chi è santo e chi invece sta scontando le proprie pene nel purgatorio, costituiamo un'unica chiesa, un'unica chiesa in cui tutti ci possiamo aiutare, sia i viventi che i morti, tranne quelli che sono dannati, che invece, essendo all'inferno, non fanno parte, non fanno più parte della chiesa, probabilmente ne facevano parte in quanto battezzati, ma poi sono stati condannati per le loro colpe. Quindi, tutto ciò è il discorso, che la chiesa non è, ripeto, come alcuni criticano, alcuni che non comprendono purtroppo anche da parte cattolica. Il concetto, la chiesa non è solo un'organizzazione di uomini, certo è composta da persone che, quanto umani, sono peccatori, ma ha dentro di sé lo spirito di Dio e quindi fondata da Cristo stesso, non sono balle quelle dei luterani che dicono che la chiesa come autorità è nata dagli uomini, no, l'ha fondata Cristo, c'è scritto nel testo, se lo vadano a leggere. Comunque la Chiesa è un'unione mistica e qui non è semplicemente la bocciofila dove ci uniamo perché ci piace giocare a bocce, no, è un'unione in cui in ogni messa c'è il corpo di Cristo che dona tutte le grazie che ci servono per diventare santi. E con l'aiuto anche della Vergine Maria che è immacolata per grazia divina. Quindi tutto ciò è quello che ci serve sapere sulla Chiesa, che è un organismo, ripeto, sovrannaturale, che però Dio, per sua somma libertà che ha dato l'uomo, ha dato nelle mani dell'uomo, sotto la sua grazia, sotto la sua benedizione e sotto la forza, appunto, dell'Eucaristia, che è, come sappiamo, il corpo e il sangue di Cristo che aiuta a andare in paradiso. Questo è il senso della Chiesa. La Chiesa non serve, sicuramente aiuta materialmente anche l'uomo, questo è il suo compito che deve fare, aiuta i poveri, questo è il compito che ci ha dato Dio, ma è soprattutto l'organizzazione sovrannaturale che serve ad andare dove? Ad andare in paradiso. E quindi questo è il senso della santificazione che avviene solo nella Chiesa di Cristo.